Allora, questa è la scivola che dovrebbe aggiustare da qualche anno il signor sindaco, che non si è visto, manda ma è sempre tutto bloccato. Vi faccio vedere come si scende con una bambina e il pericolo ed è asciutto. Figuriamoci quando è bagnato. E viene più pesante ancora. Allora, questa è un'altra possibilità per scendere mia figlia, che aspetto mio marito che viene, che la prende in braccio, una bambina di 45 kg, la prende in braccio e la scende fino là sotto. Ci sono gli scalini. Ci sono gli scalini, quindi figuratevi un po'. È impraticabile. Sì, sì. A Francofonte c'è una ragazza costretta a stare sulla sedia a rotelle che non può uscire di casa perché lo scivolo non è adeguato alle norme. Ne parliamo con la mamma. Ecco, da quanto tempo sorge questo problema? Allora, proprio fisso è da qualche mese, da quando è iniziato la scuola. E praticamente la bambina da qualche anno che noi saliamo a parlare col signor sindaco e dice sempre le stesse cose, che provvederà ad aggiustare la scivola. Però e siamo sempre là, siamo sempre fermi in quel punto. La bambina non può andare a scuola, e non può fare terapia. Se io ho bisogno di uscire con mia figlia e sono bloccata a casa con la bambina e devo chiamare qualcuno per rimanere con mia figlia e la bambina è segregata a casa, come è giusto che ha il diritto di stare con tutti gli altri bambini, di uscire e vivere il mondo, come gli tocca agli altri. Io spero che il signor sindaco con questa intervista potrebbe fare qualcosa al più presto. Io lo spero tantissimo. Ecco, si tratta di uno scivolo che non risponde alle norme dettate dalla legge. Sì. E quindi costituisce anche un pericolo per voi che spingete la carrozzina. Sì, certo, perché siamo scivolati più di una volta e come io, la mamma, marito che sarebbe il padre e pure i ragazzi che ci facevano un favore, che la scendevano dalla scivola e la bambina, sono scivolati pure due volte, quindi io la bambina non la metto in pericolo più a scenderla. O usiamo gli scalini, quando viene mio marito prendiamo gli scalini, ma la bambina è un po' pesanduccia, non la possiamo prendere sempre, quindi non sappiamo come e a chi rivolgerci più, basta. E hanno difficoltà anche coloro che vengono con i mezzi a prelevare la ragazza per portarla a scuola? Sì, a scuola, sì, perché non abbiamo né il pulmino con la pedana per trasportarla a scuola la bambina, oltre la scivola. E manca l'assistenza all'igiene come ogni anno, perché non si sa come questi bambini, perché non devono andare a scuola come tutti gli altri il primo giorno di scuola. Sono segregati a casa, come mia figlia che ha il suo problema, come tutti gli altri bambini. Qualità e genuinità. Il tuo profumo preferito lo trovi in via Garibaldi 132 a Lentini. Arriva in Italia la nuova concezione del profumo. Equivalenza, fragranze spagnole realizzate con le essenze più pregiate. Scegli il tuo profumo preferito tra più di 150 fragranze che puoi trovare nei nostri esclusivi punti vendita ad un prezzo che ti sorprenderà. Il tuo profumo preferito lo trovi in via Garibaldi 132 a Lentini. Scopri i profumi, gli aromi e i cosmetici più speciali e tuffati in un nuovo ed entusiasmante mondo di fragranze. Equivalenza, l'essenza del profumo. Provare per credere. Autoricambi Ventura Vincenzo, via Etnea 59, Lentini.
Una scelta innovativa e di qualità. Autoricambi Ventura garantisce anche i migliori oli, filtri e additivi del settore auto. L'autoricambi di Ventura Vincenzo tratta le migliori marche italiane e straniere: Fiat, Alfa Romeo, Mercedes, BMW, Lancia, Land Rover, Ford, Suzuki, Renault, Citroën, Peugeot, Toyota. Garanzia sui ricambi per 24 mesi. Autoricambi Ventura Vincenzo, Alentini, in via Etnea 59.